fenomeno immigratorio in Sardegna, contrariamente a quanto si pensa, a quanto si trova anche affermato negli organi di stampa, non è un fenomeno recente, è un fenomeno che interessa la nostra regione ormai da oltre 2 decenni. Negli ultimi 20 anni la popolazione straniera presente in Sardegna è passata dallo 0,7% al 3,2% sul totale della popolazione residente, 51.426 cittadini su 1,5 milioni circa. Le comunità più numerose sono quella rumena e quella senegalese, e in misura minore le altre etnie. I cittadini stranieri che lavorano nell'isola sono occupati in gran parte nel settore dei servizi, segue poi il commercio e una piccola presenza nell'agricoltura e nell'industria. La comunità immigrata contribuisce e contribuisce in maniera stabile all'economia della nostra regione. Rispetto al precedente periodo di programmazione, nell'attuale periodo di programmazione che si sta chiudendo, la presenza degli immigrati, degli imprenditori immigrati è aumentata di oltre il 70%. E questo porta le imprese immigrate a contribuire al bilancio regionale nella misura ormai del 5%, con numeri che per quanto riguarda il gettito IRPEF toccano anche i 700 milioni. Siamo consapevoli che rispetto ad altre realtà italiane e europee sono numeri comunque bassi, ma che sono numeri in crescita e che confermano appunto quello che dicevamo inizialmente. L'immigrazione è parte della nostra realtà. È parte della nostra realtà, dicevo, quindi per quanto riguarda l'economia, ed è parte della nostra realtà per quanto riguarda altri settori, a partire dalla scuola. Abbiamo più di 5.000 studenti di origine straniera, ed il dato più importante è andare a vedere che il 75 circa per cento di questi ragazzi sono di seconda generazione. Cosa significa? Significa che hanno genitori stranieri, ma che sono nati nel nostro territorio. L'anno scorso abbiamo avuto oltre qualche centinaia di ragazzi che ha avuto la cittadinanza italiana, un forte incremento. Siamo una delle regioni con il più alto numero, ovviamente in rapporto percentuale. Questi saranno i nuovi italiani che andranno a far parte della nostra realtà. Quindi il fenomeno migratorio è un fenomeno di assoluta importanza, al quale stiamo cercando, insieme ovviamente agli altri soggetti pubblici, privati, ai comuni, all'ANCI, alle associazioni di categoria, alle organizzazioni del terzo settore, che trovano tutte spazio all'interno di una consulta regionale che è stata istituita dalla regione ormai da diverso tempo. Quindi stiamo cercando con tutti questi soggetti di adottare le politiche migliori per favorire un'effettiva inclusione, un'effettiva integrazione. Lo sforzo della regione è anche quello di cercare di mettere a sistema i diversi fondi, non solo i fondi regionali che vengono annualmente stanziati con la legge di bilancio, ma anche e soprattutto fondi di altra provenienza, a cominciare dai fondi comunitari. Tra i settori più rilevanti rispetto ai quali la Regione Sardegna opera per assicurare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi, sicuramente vi è quello dell'istruzione, rispetto al quale la Regione lavora con altri soggetti, a partire dall'Ufficio Scolastico Regionale e attraverso questo con le scuole di ogni ordine e grado, sia con le università di Cagliari e di Sassari. All'interno dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna mi occupo di istruzione degli adulti anche stranieri e di integrazione di studenti stranieri. L'Ufficio Scolastico Regionale è un ufficio di supporto, di coordinamento che da una parte si occupa di attività amministrativa, ma dall'altra anche di supporto tecnico-operativo alle scuole. Nello specifico ci occupiamo per esempio di assegnare fondi alle scuole per l'integrazione degli studenti, ci occupiamo di coordinare dei progetti
anche proposti centralmente dal Ministero. Ci occupiamo di supportare le scuole e insieme a loro cercare di risolvere eventualmente problemi nuovi ed emergenziali. Invece per quanto riguarda gli strumenti e le tecniche, le nostre attività operative vanno da webinar di formazione a tavoli tecnici all'interno dei quali l'amministrazione periferica nel nostro caso, insieme alle scuole, si occupa anche di predisporre delle bozze per potenziali nuove normative che tendono a migliorare l'integrazione degli studenti stranieri e anche degli adulti. Anni fa abbiamo pensato come coinvolgere i bambini delle scuole primarie in momenti di inclusione, in processi di inclusione, e abbiamo ritenuto importantissimo usare uno strumento che è il gioco. Così nel 2019 abbiamo presentato un progetto alla Regione per la realizzazione di un gioco da tavolo rivolto ai bambini delle scuole primarie. Il gioco si chiama Tutti in ballo. Ha un doppio significato. Un primo significato è molto legato alla nostra entità e al nostro essere sardi. Da noi in Sardegna, durante le feste, si balla un ballo tipico che si chiama Suballudundu ed è una forma di aggregazione, di accoglienza di tutte le persone che intervengono a quella festa. Il secondo significato, invece, è il fatto che nei momenti della costruzione di relazioni di accoglienza bisogna mettersi tutti in gioco per dare il proprio contributo. Il gioco nasce da una costruzione di un'idea, che è quella di non avere un vincitore, ma un gruppo di bambini, di ragazzi che insieme cercano di esprimere le loro emozioni proiettati verso un processo di accoglienza. Questo strumento ha oggi più che mai un'ulteriore importanza, perché a seguito del periodo pandemico è uno strumento che può riavvicinare i bambini e ricostruire relazioni o rapporti che magari si sono compromessi, si sono allentati o hanno trovato diverse modalità di incontro. Il progetto sulla stessa lunghezza d'onda, progetto artistico e culturale realizzato dagli studenti del liceo artistico De Castro Conti di Oristano, prevedeva la realizzazione di un'opera che potesse parlare di integrazione, diversità e partecipazione. Perciò, dopo una prima fase ovviamente di ideazione, di studio, di ricerca, si è arrivato a realizzare un'installazione artistica che potesse rimanere permanente nella città di Oristano. Questa installazione prevedeva appunto la realizzazione di tante blocchi in legno simili alle Lego che andavano poi a costruire un punto di incontro dove potersi confrontare, poter chiacchierare e dunque integrarsi. All'interno di questo progetto hanno partecipato i nostri ragazzi, che comunque sono di età dai 14 ai 18 anni circa, e hanno partecipato nella fase laboratoriale anche i ragazzi del CPA. È stato bello vedere come in un primo momento tra di loro comunque si studiassero, si cercassero di capire e poi vederli proprio chiacchierare tranquillamente nel mentre che lavoravano. Perciò è stato un momento non soltanto di lavoro intenso, perché comunque abbiamo lavorato tanto, ma è stato proprio un momento di scambio, di integrazione vera e propria. L'Università di Cagliari ha avviato a partire dal 2016 iniziative in favore dei rifugiati, in particolare ha dato vita a un progetto che è stato chiamato Unica for Refugees, in cui abbiamo deciso di mettere a disposizione supporti ai rifugiati e ai migranti che erano arrivati in Sardegna per facilitare
e la possibilità di accesso agli studi universitari. E in particolare abbiamo favorito delle iniziative per il riconoscimento delle qualifiche che questi ragazzi avessero acquisito in precedenza, soprattutto nel caso in cui fossero arrivati qui in carenza di documenti che potessero dimostrare il loro percorso precedente. E abbiamo, insomma, offerto tutto il supporto necessario di accompagnamento agli studi. Dal 2020 abbiamo aderito al progetto Unicore con UNHCR. Si tratta di un progetto che vuole selezionare studenti rifugiati in altri paesi per consentirgli di iscriversi all'università e venire a seguire un corso di laurea magistrale. E li supportiamo per il pagamento dell'alloggio e anche a loro offriamo ovviamente gratuitamente i corsi di lingua italiana, che nel loro caso sono importantissimi per aiutarli ad integrarsi nella vita sociale, e con Caritas vengono coinvolti in varie iniziative locali. L'Università di Sassari fin dal 2015 ha attivato diversi progetti che riguardano in particolare il tema delle migrazioni e ha accolto molti dei ragazzi che erano presenti allora nei centri di accoglienza. Abbiamo sperimentato l'inclusione di questi ragazzi attraverso l'esperienza dell'European Passport for Refugees e abbiamo successivamente aperto per gli studenti la possibilità di essere inclusi nei nostri corsi di laurea. Questi progetti sono stati, diciamo, supportati, attivati anche grazie al fatto che molti docenti hanno costruito azioni di public engagement e in particolare la sottoscritta attraverso il progetto Territorio, Cultura e Movimento, e grazie alla collaborazione di una fitta rete di attori pubblici e privati sono state attivate azioni come Fertile Movimento, Palmadula in Movimento, che sono insomma l'esempio di una movimento che riguarda non solo le persone e le culture che si muovono dai diversi paesi verso l'Europa e quindi verso la Sardegna, ma soprattutto un movimento, un cambio proprio di pensieri, di stili di pensiero. Quindi il movimento in questo caso è una parola magica che ci mette assieme proprio in questo processo di inclusione. Il progetto più recente è un progetto che abbiamo appunto nominato Inclusive City, a cooperazione con i territori, e riguarda appunto il passaggio che gli studenti fanno come ambasciatori dei loro paesi. E per questo abbiamo istituito sin dal 2018 il Foundation Course, che appunto abilita gli studenti stranieri a raggiungere la scolarizzazione utile ad iscriversi nei nostri corsi universitari italiani, e in particolare l'Università di Sassari ha qualificato questo corso anche in relazione all'inclusione. Abbiamo quest'anno, con la quarta edizione, ricevuto 75 domande proprio grazie agli studenti ambasciatori. I nostri progetti fanno riferimento all'idea che proprio sia la città che include un processo di formazione continua. Quindi l'educazione è per noi un progetto di vita che dà un empowerment diverso agli studenti, ma soprattutto quelli che allora chiamavamo migranti e che oggi sono proprio i nostri ambasciatori per la cooperazione. Nell'ambito delle attività promosse dalla Regione Sardegna, una sempre maggiore rilevanza ai fini di un'effettiva integrazione è quella che è riconosciuta alle attività extrascolastiche per i giovani migrati, all'interno delle quali assumono una sempre maggiore rilevanza le seconde generazioni. Sono Kautar, sono una studentessa di relazioni internazionali e ho 24 anni. Ho origini marocchine, sono venuta qua all'età di 5 anni insieme a mia madre e mia sorella per raggiungere mio padre. Quando sono arrivata ho subito frequentato le elementari
che io mi ricordi non avevo tante difficoltà nell'apprendere una nuova lingua, perché già in Marocco, frequentando l'asilo e la scuola materna, ho imparato un po' di lettere latine. Adesso sto studiando relazioni internazionali e sono una mediatrice culturale e interprete di arabo presso la commissione territoriale. Essere di seconda generazione vuol dire avere più di una cultura d'appartenenza. Per esempio io ho come bagaglio culturale sia la mia cultura del paese d'origine, il Marocco, e anche quella italiana. Attualmente, da quasi un anno e mezzo, faccio parte di un'associazione che si chiama Arcipelago Sardegna. Oltre a occuparsi di formare rete con gli altri enti locali e associazioni del territorio, si occupa anche di migranti e seconde generazioni. Il CPA esiste da 7 anni e raccoglie l'eredità dei vecchi centri territoriali permanenti. Che cosa facciamo? Facciamo l'istruzione per gli adulti, la licenza media, il biennio dei superiori e poi i corsi di alfabetizzazione per gli stranieri. Sono corsi che servono soprattutto per il permesso di soggiorno o anche per chi vuole chiedere la cittadinanza. Sono rivolti soprattutto all'utenza più vulnerabile, in particolare le donne o in particolare quelli che stanno nelle zone più periferiche, che magari non riescono a frequentare i corsi ordinari. Perché sono corsi questi che permettono di attivare ad esempio dei servizi di babysitteraggio per le madri, e questo permette loro di poter frequentare i corsi, oppure di rimborsare i titoli di viaggio per chi viene da lontano e non potrebbe venire a frequentare i corsi proprio perché è sprovvisto di mezzi per pagare il titolo di viaggio. All'interno del CPA in questi anni è cresciuta moltissimo la presenza delle donne. Qualche anno fa era più difficoltoso, però attraverso l'opera dei docenti siamo riusciti a intercettare maggiormente l'utenza femminile, che è andata a crescere, a raggiungere quasi il 50% dell'utenza della popolazione straniera, quindi diciamo alla pari con quella maschile. I destinatari dei progetti dell'Associazione Interculturale NUR sono i giovani, in genere nelle fasce di età tra i 13 e i 30 anni, i giovani sardi, ma anche giovani stranieri, perché lavoriamo sia con progetti di mobilità internazionale, per cui i giovani sardi vanno all'estero o gli stranieri vengono in Sardegna, sia perché lavoriamo con i migranti, i giovani migranti, facilitando la loro integrazione, e quindi abbiamo progetti che coinvolgono i giovani di primo arrivo, così come anche giovani di seconda generazione, che chiaramente si trovano ad affrontare delle situazioni per certi versi molto simili, ma con delle importanti differenze per quanto riguarda la base di partenza, diciamo, del loro percorso di integrazione. L'associazione NUR si è occupata della partecipazione a un festival letterario. Queste attività si basano sul concetto che interagire con gli altri permette di imparare in maniera dinamica, in maniera partecipata, soprattutto dai propri pari. Il festival, che si svolge tutti gli anni a Cagliari, si chiama Marina Café Noir, è un festival che si svolge all'aperto in città. Nell'ambito di queste attività è necessario avere un gruppo di volontari importante come numeri e come competenze. Siamo riusciti a integrare in questo gruppo di volontari un gruppetto più piccolo di cittadini, di ragazzi immigranti. Quindi un'attività di volontariato che però permetteva di rafforzare il percorso integrativo di questi ragazzi. Sono Amalia Ghifari. E sono nativa del Marocco, ma sono cresciuta nella regione Sardegna. Quando ero arrivata non parlavo la lingua, e la scuola in questo caso, diciamo, ha fatto molto la differenza, nel senso che mi ha inserito in percorsi appositi. Tant'è vero che quando io sono arrivata, diciamo, all'università, non avevo difficoltà di metodo di studio, ero comunque una studentessa come, insomma,
tutti gli studenti italiani a tutti gli effetti. All'università ho studiato lingue e comunicazione, dopodiché diciamo ho collaborato all'interno di uno SPRAR perché mi sentivo di dover fare qualcosa per i rifugiati appunto e anche per la regione, contribuire da Emanuele. Dopo questo percorso mi sono proprio detta che volevo essere una mediatrice interculturale, perché no, anche un ponte tra quella che è la cultura, diciamo, comunque africana, araba, e quella che è la cultura italiana, visto che conoscevo bene entrambi. Questo mio percorso, diciamo, mi ha portato poi a vivere tutte e due le situazioni: da prima non essere cittadina e comunque dover rinnovare il permesso di soggiorno, dover fare tutto, a diventare poi cittadina italiana. Quel giorno in realtà mi sentivo comunque, diciamo, rinata, come aver avuto comunque una seconda possibilità o aver avuto un riconoscimento di quello che era anche il mio un po' stato sia di formazione ma anche psicologico, perché a un certo punto ho iniziato a sentirmi parte integrante della società sarda. Cioè, io dico sarda perché comunque per me la Sardegna rappresenta qualcosa di diverso, cioè la sento casa.